sono, o anche la mamma di una bimba che adesso ne ha quasi 14 anni, ma ha iniziato a vivere, a convivere con il diabete che ne aveva 20 mesi, e quindi da soli mi rendo conto che non ce l'avremmo mai fatta. Ma insieme all'associazione, insieme ai medici, insieme a tutta l'equipe multidisciplinare che sono la psicologa, la dietista, insieme alle aziende che continuamente in tutti questi anni hanno portato avanti degli studi, e non solo studi, ma hanno tirato fuori dei strumenti nella gestione del diabete, beh, insieme è più facile. La tecnologia è molto 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 importante, lo dice una mamma che ha iniziato con le penne. Man mano l'introduzione dei sensori, dei microinfusori, adesso dei sistemi integrati, aiutano a vivere meglio la quotidianità, si ricomincia a dormire col sistema integrato. Sono la mamma di un ragazzo di 18 anni che 10 anni fa è esordito con il diabete di tipo 1. Subito dopo, molti pochi giorni dopo, ho capito che avrei dovuto raccontare alle persone che cos'è il diabete. Essere insieme in realtà è proprio parte della terapia, così diciamo, emotiva o di sostegno psicologico per le persone che vivono questa patologia, quindi sia la persona che la vive, che la sua rete di familiari, amici o persone che ha intorno di sostegno, perché la condivisione è veramente uno strumento preziosissimo per imparare, per starsi vicino. Mettere il sensore e mettere il microinfusore, noi l'abbiamo messo più o meno 6 mesi dopo la diagnosi, è stata veramente un sollievo per noi. Il mio figlio si è ammalato nella parte di mondo in cui possiamo avere a disposizione degli strumenti tecnologici, perché non è così ovunque.